Ciao, buon pomeriggio. Buongiorno. Benvenuto, come stai? Grazie, tutto bene, grazie. Te, tutto a posto? Tutto a posto, ci troviamo qua praticamente una settimana dopo rispetto al tuo libro che di cui abbiamo parlato settimana scorsa. E settimana scorsa era praticamente la settimana dopo le elezioni, adesso invece siamo già alla settimana post della settimana delle elezioni, quindi è ancora peggio del tutto qua, tutto quello che la settimana scorsa, cioè ancora peggio del peggio proprio. Allora, oggi però ricorrono anche i 40 anni dalla morte di Aldo Moro, parleremo di questo e anche di politica attuale. Da cosa partiamo, Matteo? Tutto quello che vuoi, sono ospite, sei padrone di casa, scegli tu. Faccio io? Allora facciamo da Aldo Moro, partiamo da quello, quindi 40 anni dopo, era il 1978, Brigate Rosse, quindi uccisero un sacco di gente, uomini della scorta, anche Aldo Moro. Dopo 55 giorni di prigionia venne trovato quindi il corpo di Aldo Moro. Da allora ad oggi ci sono una marea di misteri ancora nascosti dentro questo caso, giusto? Sì, nascosti proprio no, nel senso che piano piano la verità viene a galla, come in tutte le stragi dove ci tocca l'argomento Stato italiano ci vogliono un po' di anni, però poi dopo la verità emerge. Non totalmente, non subito e tutta insieme, però insomma c'è un bel libro che consiglio del magistrato Imposimato, che si chiama I 55 giorni che hanno cambiato l'Italia, dove racconta proprio la vicenda di Aldo Moro, racconta la storia del rapimento, e riprende con documenti inediti, documenti ad esempio della commissione che indagò sul caso Moro. Insomma sono veramente molto interessanti, verità scottanti, che però insomma servono a far chiarezza. E questo però comunque, cioè perlomeno per quanto mi ricordo anch'io dalle scuole e quant'altro, se ne parla ben poco, diciamo, non è che viene affrontato come uno degli argomenti principe della nostra Italia. No, anche se è molto sarebbe molto interessante, ecco, diciamo che non viene affrontato, diciamo, a parità di stragi, tutti ricordano certamente quelle del 92 e del 93, però questo io ricordo sempre quando affrontammo questo tema alle medie, e all'epoca fece scalpore, la nostra professoressa di italiano ci disse che lei aveva più o meno la nostra età, comunque pochi anni di meno, andava agli elementari. Quel giorno si bloccò tutto, cioè la notizia per rapimento, quindi non per dell'uccisione, ma rapimento, l'uccisione dei giovani della scorta, arrivò come un fulmine a ciel sereno che paralizzò tutto. E quindi secondo me anche proprio in memoria di Aldo Moro converrebbe parlarne. Assolutamente, non fanno quasi niente, cioè nel senso, se non esce fuori la notizia sul giornale il 16 marzo non è che se ne parla. Che poi non è che, tra l'altro, quando esce la notizia, ma non è che ci si mettono lì a spiegare, capisco che poi comunque la materia è complessa, richiederebbe tempo e tutto, ma non è che si mettono lì a raccontarti il perché, il per come del rapimento, del sequestro, dell'uccisione, cosa c'è dietro, chi c'era dietro, si limita a raccontare la biografia, le solite cose che sappiamo tutti, basta di Wikipedia o internet. Sì. Quel libro lì è molto interessante perché ad esempio io quando ho letto soltanto dell'introduzione, le prime righe dell'introduzione, c'è un pezzo in cui si scopre i servizi segreti italiani vengono a sapere la sera stessa del sequestro, quindi il 16 marzo di 40 anni fa la sera, i servizi segreti vengono a sapere che un signore tale Salvatore Senatore, che è un detenuto del carcere di Matera, scopre che aveva dichiarato un mese prima, il 16 febbraio, che era in corso il tentativo del rapimento di Aldo Moro. Quella notizia, i servizi segreti la vennero a sapere un mese dopo, ma non è che poi andare alla Matera nel carcere a dirle scusi, ma lei cosa ne sapeva di questa roba? E nei documenti la commissione d'inchiesta che indagò sul caso Moro dichiara che nonostante questa informazione i servizi
precedenti non si sono mossi. Quindi questo atteggiamento, questa continua, chiamiamola distrazione se vogliamo, è un po' nostra, è un po' nostra italiana. Esatto, diciamo sì, ha fatto sì che poi nell'opinione pubblica fondamentalmente si diffondesse l'idea, la convinzione che lo Stato c'entrasse qualcosa, cosa che effettivamente sembrerebbe, perché per esempio negli uffici del Ministero dell'Interno qualche anno dopo sono stati ritrovati dei documenti che erano stati occultati alla commissione che indagava sul caso. Quindi i depistaggi sono un classico italiano, un classico delle grandi inchieste, delle grandi stragi. Basti pensare alla trattativa Stato-mafia, lo Stato che va a trattare con la mafia, ma chi è che lo rivela? I pentiti mafiosi che parlano, anche, sì. Cioè, sono sempre i politici. Forse neanche loro, forse si portano anche quelli lì i segreti nella tomba fin quando non muoiono. Esatto, se no, tradimento, esatto, queste cose che vengono appresso. Va bene, chiudiamo qua questa parentesi. Tra pochissimo parliamo invece di oggi, con tutto quello che accade intorno a noi, con la politica italiana che è in un fermento che forse abbiamo forse per la prima volta così tanto intensamente. 7.100 euro piuttosto che la classifica dei guadagni dell'anno scorso. Allora, a quanto pare Beppe Grillo veramente sarebbe il top di questa classifica. Infatti Grillo ha presentato 6 redditi 6 volte maggiori rispetto all'anno scorso, con oltre 400.000 euro, quasi 350.000 euro in più del 2016, piuttosto che, sempre parlando di 5 Stelle, Di Maio invece il reddito resta identico per il terzo anno consecutivo, che praticamente è dichiarato di 98.471 euro. Poi si va avanti, parliamo di Renzi che arriva fino a 107.100 euro, piuttosto che la Meloni con 98.004, insomma cifre astronomiche. Ma se vuoi dire anche questo un po' la tua opinione su questo, ma l'argomento è le presidenze, insomma c'è uno scontro tra Di Maio, Salvini, insomma come andrà a finire? Se saremo ancora qua per tantissimo tempo, o pensi che per magari settimana prossima già si potrebbe cominciare a vedere qualche spiraglio di luce? Vai. Oddio, settimana prossima è un po' presto. Però diciamo continuo a sentire da tante dichiarazioni, da dichiarazioni di tanti esponenti politici, vedo sempre più una conferma di quello che ti avevo raccontato settimana scorsa e come messo nero su bianco sul blog. E la cosa non è che mi piaccia molto, perché nonostante comunque magari potrebbe essere che abbia ragione, però non sarebbe un buono scenario per l'Italia. E, sugli scontri tra nel centrodestra, il Movimento 5 Stelle, guarda, il centrodestra non è unito adesso, non lo era neanche prima delle elezioni, cioè la Meloni voleva fare le manifestazioni, altri due non ci andavano, Berlusconi ogni volta che ha potuto in vuoi sputtanato di fatto Salvini, perché sì. Quando si parlava di legge Fornero, sai bene che Salvini proponeva proprio l'abolizione, cioè ce lo ricordiamo nei comizi che diceva vado via al governo, via l'abolizione. E Berlusconi, ospite, credo, se non ricordo male, da Fabio Fazio, aveva detto no, ma Salvini adesso sta ritrattando, sa anche lui che l'azzeramento non si può fare, quindi una modifica sì. Cioè, non togliere del tutto la cosa, nel senso. Sì, diciamo, allora le divisioni erano all'ordine del giorno allora, come lo sono oggi. Il Movimento 5 Stelle e Lega, non so che si sono telefonati in settimana, Di Maio e Salvini, c'è stata una telefonata, non so che cosa si possano essere detti. Si possono essere detti, aspetta che adesso entriamo un attimino nel gossip politico che è meraviglioso, ma ieri, non so se tu hai visto, ma la Isoardi, che è attualmente la compagna di Matteo Salvini, ha dichiarato una cosa veramente pazzesca, ovvero che per amore di Matteo Salvini resterà nell'ombra. Cioè veramente siamo tornati, no, un programma in Rai non vedo come possa stare nell'ombra, però vabbè, se si riesce veramente. No, la cosa pazzesca è che comunque, cioè, si paragona questo un po' ai tempi del Medioevo, dove la donna era la figura da esibire solamente in caso, cioè
è assurdo. Sì, diciamo che sono un po' sparate adesso, onestamente, io con tutto il rispetto, non so quanto ne posso sapere la Isoardi di quello che, so, che fa Salvini, così come non so quanto posso sapere Agnese di quello che fa Matteo Renzi. Cioè, quando si parla di politica, quando si tratta di accordi sotto banco, secondo me le cose vengono tenute nascoste anche in stretti familiari, quindi non è molto da prendere. Non da prendere molto seriamente. Però Movimento 5 Stelle Lega. Sì, tornando a quello, il discorso principale. La vedo sempre più dura. Nel senso che sicuramente ci sono alcuni punti di incontro. Il Movimento 5 Stelle si occupa di reddito di cittadinanza, si occupa di cittadini, fondamentalmente vogliono mettere al centro i cittadini. Analogamente a quello che vorrebbe fare anche Matteo Salvini, che ha sfondato anche un po' a sinistra, non che abbia preso voti dall'elettorato di sinistra, però parlando di lavoro, di tante altre tematiche, ha preso temi, è andato a occupare un campo che in realtà doveva essere della sinistra. Quando tu parli di legge Fornero e dici è una porcata, va abolita, ma dimmi uno che non è d'accordo, trovi uno che non è d'accordo. Penso che forse nella sinistra ce ne siano molti che non sono d'accordo sul cancellarla o abolirla, secondo me. Poi bisogna andare a vedere le biografie e vedere quanto sono di sinistra, il problema è quello. Sì, però vabbè. Matteo, ti devo lasciare perché è già finito il tempo di un'altra canzone, dobbiamo salutarci. Io ti... fai una bella cosa, ricorda un attimino anche il tuo libro, meno che se qualcuno che è qua per la prima volta sta ascoltando adesso, magari, vai. Democratici Scarma, lo trovate nel link che molto gentilmente Sergio ha messo nel video l'altra volta, è uscito da 2 settimane, io non ho ricevuto anche la mia bella copia a casa, intanto me la guardo, me la sfoglio, molto fai bene. Giusto così. Grazie Matteo, a venerdì prossimo. Grazie alle 11:30. Ciao. Ciao. Ciao.